Come spesso accade, dalle gravi crisi e dalle grosse difficoltà possono nascere grandi opportunità. La danza farà come la fenice, risorgerà più forte e determinata di prima. La danza è vita, la danza è gioia, la danza è passione, la danza è condivisione, la danza è sudore, la danza non si ferma. La danza accompagna la storia della civiltà umana, è la madre delle arti, la prima espressione artistica del genere umano, un'arte antica che appartiene a tutte le culture. La danza ha un potere magico che trasmette gioia, salute e vita. La danza non si ferma. Spero presto ritorneremo ad emozionarci tutti insieme perché l'arte della danza è sicuramente qualcosa di importante per tutti noi, ma anche per il pubblico. Ciò che non si muove verso l'esterno si muove verso l'interno. Il nostro battito, il nostro cuore, il nostro ritmo vitale, i nostri pensieri. Torneremo presto a ballare, ma dentro di noi la danza non si ferma. Buona giornata mondiale della danza. Quest'anno è più importante che mai. Non possiamo stare vicini? Però possiamo stare uniti. La danza non ci abbandona mai, neanche in momenti come questi. Quindi noi, che siamo lavoratori della danza, non vogliamo essere dimenticati. In questa giornata così speciale vorrei dire come noi della danza abbiamo fatto di tutto per stare vicino ai nostri allievi, perché per noi e per loro danzare è come respirare. Perché è importante ballare? Perché è importante danzare? Perché allunga la vita. È scientificamente provato. Attiva la serotonina, è un antidepressivo. Quando ho iniziato a ballare mi chiudevo in stanza, mettevo la musica a palla e facevo dello stretching, grand jeté, Batman, giri e rimanevo allenata fra una classe e l'altra, fra un pasto e l'altro. Per me era una scelta chiudermi in stanza, ora non lo è più. Questo è un momento particolare per tutti quanti noi, siamo chiusi in casa, ma questo non vuol dire che la nostra arte si deve fermare, in particolar modo la danza. Quindi forza, continuiamo a ballare perché la danza non si ferma. Volevo augurarvi una buona giornata internazionale della danza. Mi raccomando, ragazzi, resistete, la danza non si ferma. Questo è un messaggio molto importante per dirvi che la danza non si ferma. Io sto con lei, assolutamente. Rimaniamo uniti, ragazzi, che ce la facciamo tutti insieme. E come dico sempre io, finché c'è danza, c'è speranza. Ricordatevi che la danza ce l'avete dentro, quindi non dovete fermarvi di fronte a questa emergenza, a questa pandemia. Portate avanti la vostra anima, portate avanti i vostri sentimenti, portate avanti la vostra danza. Dal 1982, il 29 aprile di ogni anno, viene celebrata la Giornata Internazionale della Danza. Ma quest'anno, per la prima volta, verrà ricordata con scuole e teatri chiusi in tutto il mondo. In Italia sono oltre 30.000 le scuole e le associazioni di danza e circa 1 milione sono gli italiani che lavorano grazie alla danza. Questo periodo di quarantena ha duramente fermato tutto questo, ma solo momentaneamente. Torneremo presto a ballare perché la danza non si ferma. La danza non si ferma. La danza non si ferma. La danza non si ferma.